TS Robot opera nel mercato dell'automazione robotizzata dall'inizio degli anni Ottanta, con un orientamento particolare alle applicazioni di saldatura d'arco robotizzata. Nel tempo, l'esperienza e la costante ricerca hanno permesso di espandere il proprio know-how in settori quali la manipolazione, l'automazione dei processi di fonderia, asservimento macchine utensili e nella fornitura di robot in cassa ad integratori che operano in settori geografici e tecnologici diversi da quelli di TS Robot. L'azienda è fondamentalmente una fornitrice di soluzioni chiave in mano alla clientela e quindi è strutturata con un reparto tecnico-commerciale per il mercato interno ed internazionale, un ufficio avamprogetti e di progettazione, un reparto di ricerca e sviluppo, un reparto produttivo dove trovano posto tecnici con competenze meccaniche, elettriche e di software applicativi. A ciò va aggiunto un servizio post vendita di service con adeguato magazzino ricambi, questo per un totale di 70 dipendenti. Oggi è disponibile anche per i clienti un ampio showroom dove è possibile vedere in funzione tutti i modelli più recenti dei robot Kawasaki e dove vengono effettuate prove dimostrative ai clienti. L'attività di TS Robot negli anni si è consolidata con oltre 6.000 robot Kawasaki consegnati. L'automazione robotizzata è nata nel settore della saldatura d'arco e nel settore saldatura resistenza per il settore automobilistico, per poi espandersi in tutte quelle attività che richiedono una ottimizzazione dei processi produttivi, una costanza della qualità del processo ed un'ottimizzazione dei costi. I robot nel tempo hanno anche sostituito automazione di tipo dedicato, privilegiando il mercato e la flessibilità operativa ai volumi produttivi in particolare, in settori della General Industry. Naturalmente l'utilizzo dei robot nelle costruzioni delle automobili rappresenta ancora un volume importante della produzione globale, mentre nella General Industry la manipolazione è uno dei processi ove sono maggiormente utilizzati i robot con portate da 3 a 1500 kg, che possono coprire svariate esigenze. Nuovi settori come l'industria del medicale e del farmaceutico si stanno proponendo come nuove frontiere, con l'utilizzo di robot specificatamente sviluppati per questi ambiti, insieme alla robotica di servizio e collaborativa. Kawasaki è stata la prima azienda giapponese, oltre 50 anni fa, ad installare un robot nell'industria automobilistica in Giappone e poi ad affermarsi tra i leader sul mercato con oltre 230.000 robot consegnati. Per TS Robot la ricerca di nuove tecnologie è uno degli aspetti essenziali. Da sempre siamo all'avanguardia sulle tecnologie applicate. Il robot va sempre più integrato nell'ambiente in cui opera, quindi lo studio e l'utilizzo di una sensoristica adeguata, sistemi di visione 2D e 3D e l'utilizzo dell'intelligenza artificiale accompagnano il robot in questo inserimento. Tra l'altro, la realtà produttiva è cambiata nel tempo e anche l'inserimento del robot in realtà non dotate di particolari skill richiedono da parte del costruttore del robot lo studio di sistemi sempre più aperti e collegabili a sistemi IoT e di strumenti di programmazione semplificati e allo stesso tempo potenti nella capacità di calcolo. Essendo TS Robot fornitrice di sistemi customizzati, l'affiancamento della ricerca e sviluppo al settore produttivo permette di sviluppare sempre soluzioni adeguate alla richiesta di mercato, come lo sviluppo di sistemi di programmazione offline. Indubbiamente l'automazione robotizzata presenta notevoli vantaggi per le industrie. Sono note le polemiche che riguardano la presunta perdita di posti di lavoro a fronte di un aumento della robotizzazione dei processi, ma questo è stato confutato da vari studi internazionali. Sinteticamente il vantaggio dell'automazione si può riassumere in tre concetti. Il primo, la riduzione dei costi di produzione con conseguente aumento della domanda e quindi dell'occupazione. Secondo, l'automazione spinge le aziende a non spostare le produzioni
in aree a basso costo di manodopera. E terzo, da non sottovalutare, che l'automazione crea una tipologia di posti di lavoro con retribuzioni più alte rispetto a quelle tradizionali. Concludo con una riflessione. Facendo una proiezione al 2025-2030, a fronte di una perdita di posti di lavoro di 75 milioni di unità, ne verranno creati dalle nuove tecnologie robotiche 133 milioni. Questo sempre che le aziende e gli stati investano sulla formazione del personale.